Buongiorno ragazzi, mamma mia, buongiorno ragazzi, buongiorno, e anche oggi ho dimenticato la videocamera. Oggi è una giornata un pochino particolare perché sta diluviando da ieri pomeriggio e quindi insomma bene ma non benissimo, e ci sono vari piani in giornata. Allora, innanzitutto, vabbè, ora sto andando al lavoro, sono le 8:13 e l'entusiasmo c'è, dai Rengri, fuori dal cazzo. Sì, Renegade. Renegade. E Renegade. Sgrendeneg. E vabbè, comunque ci sono un po' di cose da fare oggi. Devo vedere un paio di persone questo pomeriggio dopo il lavoro. Vorrei andare in palestra, ma la vedo un pochino grigia. Oltre che il tempo, secondo me non riesco a fare tutto. In tutto questo, per una volta ho l'ombrello in macchina, quindi posso benissimo e non inzupparmi, stare anche asciuttino quando uscirò dalla macchina. Poi, molto importante ragazzi, molto importante, oggi a pranzo finalmente c'è la pizza, perché il mercoledì da tradizione che si fa qua in sede non è stato utilizzato, perché mercoledì eravamo che cazzo è successo mercoledì? Mercoledì a pranzo essenzialmente non è stata fatta nessuna, non è stata mangiata la pizza, e quindi di conseguenza andiamo a recuperare oggi. Io ieri ho chiesto al mio collega se oggi si andava a mangiare la pizza, e ha detto: guarda, se non andiamo domani io oggi vado, quindi dimmelo subito, fatti creare amicizia lunga, avvisami. Lui mi ha detto: no ma andiamo assolutamente. Perché ho un pelo qua bianco? Cioè, rendiamoci conto, vabbè. E spero di non arrivare troppo in ritardo, anzi vorrei arrivare il prima possibile al lavoro, perché poi oggi devo scappare questo pomeriggio, che alle 8, sì, cioè, alle 18:15 ho un appuntamento e vorrei essere là presente, abbastanza importante la cosa. Poi, allora, mi hanno chiesto a luglio, sono stato contattato per fare un paio di matrimoni, quindi anche quello lì adesso vediamo se mi accettano i preventivi e quant'altro. Però insomma, se mi hanno scritto loro vuol dire che sono interessati, se no facevano meno, anche perché sanno quello che faccio. E questo, poi ho un altro po' di video da fare. Oggi avrei dovuto, mi avevano chiesto di andare a fare delle foto da mostra d'arte, ma alla fine io ho un impegno alle 6:15, stacco alle 7, l'appuntamento qua sarebbe stato alle 6:15 per fare le foto, quindi fold, salta quello, non si riesce, niente appuntamento. E io il video di ieri devo ancora montarlo. Sì, mi sono mangiato la pizza e una roba enorme, santo Dio ragazzi, mi sono proprio ingozzato. Adesso infatti mi devo fare questa passeggiatina meditativa e riabilitativa, perché sennò non ce la faccio mica. Mamma mia, oggi in ufficio non è che ci sia così tanta gente, il mio capo non c'è, qualche collega non c'è, tutto molto più tranquillo, e le giornate un po' off. Ah sì, per venire qua ragazzi c'è un casino allucinante, traffico ovunque, anche perché come potete vedere dal cielo non è che sia così estivo, tuoni, fulmini e salette, a tal punto che vedevi l'acqua proprio in mezzo alla strada, rigagnoli, e per forza di cose si è creato un sacco di traffico, ma anche ovviamente incidenti, soprattutto in tangenziale. E difatti spero che ora, vabbè, ora vado io, mi faccio la passeggiata e vado in palestra. E spero che dopo non ci sia freddo. Sono uscito solo con questo. E spero che non piova, più che altro, perché quelle nuvolette in fondo sono, come al solito, non il massimo. Però è arrivata un pochino una bella temperatura. Stamattina diluviava, traffico ovunque. Adesso per ora si sta bene. Io dopo la palestra vado all'evento dell'altra volta, dell'edicola. E c'è anche domani, devo capire se andare oggi, domani o entrambi. È così. Niente ragazzi, cazzata. Torno a casa perché ho dimenticato le scarpe da ginnastica. A sto punto prendo anche una felpina
e vado in motorino, così ci metto 2 secondi ad andare, 2 secondi a tornare, posso stare là un po' più tempo, perché in tutto questo sono 6:50, quindi non voglio mangiare alle 10 di sera. Allora, sempre cambio di programmi, ragazzi, sono andato in macchina perché là ci sono delle nuvolazze che non promettono nulla di buono, cioè guardate là, nulla di buono. Quindi adesso vado in macchina, così dopo il ritorno sono tranquillo. Motivo 1. Motivo 2, non trovavo le chiavi del motorino. Mi sa che è anche un pochino più importante. Niente, sono quasi in palestra e quindi almeno lì un pochino ci sfoghiamo della settimana. Cioè, nell'unica. Allora, finito la palestra. Finito la palestra, sono le 9:25, tra una roba e l'altra è sempre una corsa. Non trovo mai. Santo Dio! Non trovo mai le luci. E mi sentite bene? Ma siamo un po', dai. Prova. Sto facendo un po' di picking. Così, dai. Così mi sentite bene. Fatto sta che ora mi metto un po' a cucinare. Prendo una cosa già pronta, di la verità, e non. E la vita va così. Allora, oggi a pranzo ho mangiato la pizza. Oggi è venerdì sera, quindi mi mangio. Che mi mangio? Pollo? Potete farmi del pollo? Allora, le mozzarelle scadono oggi. Oggi è il 31. Sì. Quindi sicuramente mi mangio 2 mozzarelle. Cosa posso mettere con le mozzarelle? Ho ancora degli affettati. Vediamo qua cosa c'è. Ho del tonno, riso, mozzarella. Che cazzo faccio con la mozzarella? Dio, bon, le ammazza come fosse niente. Allora, io spero sul serio che domani ci sia bel tempo, perché vorrei andare in Lessinia, nelle colline qua vicino a Verona, perché fanno un eventino abbastanza carino, ma non è tanto per l'evento. Ah, guardate quanto basilico mi sono preso intanto dal giardino. Ha un profumo da basilico, insomma, nulla di più, nulla di meno. E l'evento, molto importante, ma non è solo per l'evento, è perché c'è il sole e siamo in montagna, e quindi volevo prendere un pochino di sole, abbronzarmi un pochino, sapete la situazione, anche se insomma dovrebbero fare tipo 15 gradi, quindi non proprio caldissimo, ecco, un po' borderline, un po' al limite. Ci sono necessari 2 pomodori? Sì, dai. Qual era la tua proposta, scusa, di andare dove? Andare al Cirenghito. Ah, ok. E niente. Io ti avrei proposto zona Uni, però mi sa che è ancora peggio. Non so niente, mi ricordo che dovevano andare a Vicenza, mi pare, qualcuno, tipo Giulio e il Seba. Catering. Esatto, no. No, anche perché, cioè, volevo. No, tranquillo, non ti preoccupare. In caso. Oh, domani faresti su in montagna? Sì, domani pensavo di andare. Sì, ci sentiamo. Sì, molto. Io vado al 100%. Cioè, a meno che non ci sia il diluvio, ma se no vado. Assolutamente. Sì, no, ma domani mettono bello. Ragazzi, mi sa che ho fatto una quantità troppo grande di verdurine qua. Vabbè, intanto scongeliamo il pane. Oh, ragazzi, questa situazione, io adesso mi sto scaldando un panino, tra un po' faccio il pollo e mi sa che mi faccio. Vieni qua. E mi sa che come opzione mi posso fare anche un panino con dentro il pollo, un po' di mozzarella e insomma sta roba qua, giusto per rendere un pochino più carino il piatto, perché questo sembra veramente un mappazzone.
Poi è enorme, vabbè, dai. Io adesso mi rilasso in due, faccio le mie cosine, mi guardo un basta, basta.